Sarte și arii sul canale degli Andanti del Nord. Questo video è la continuazione del penultimo che è stato pubblicato sul nostro canale relativamente alle origini. Come già è stato detto in passato, il mio barra nostro obiettivo è quello di fornire delle informazioni il più corrette possibile relativamente alle origini della tradizione nordica, relativamente all'arrivo degli Aesir nella parte della Scandinavia, Germania del Nord e successivamente Scandinavia, e di come si è strutturata la tradizione nordica, quindi non tradizione norrena ma tradizione nordica, perché prendiamo dentro anche diverse popolazioni del nord della Germania che oggettivamente condividevano la parte culturale e spirituale con i norreni, per cui il mio obiettivo è quello di fornire, basandomi su dei dati, sull'aspetto etimologico, su delle documentazioni tuttora esistenti e assolutamente rintracciabili da chiunque, informazioni, dicevo, per quello che riguarda appunto questa tradizione spirituale che di fatto ci appartiene. La volta scorsa abbiamo terminato il video dicendo appunto che il popolo degli Aesir, arrivando dall'Asia, cioè dall'Asia, attraversando gli Urali, si sono attestati in un primo momento nel nord della Germania per poi proseguire verso la Scandinavia e porre di fatto le loro basi unendosi con le popolazioni autoctone dei Vanen. La cosa importante che mi preme ribadire per dare un seguito al discorso che è già stato fatto precedentemente è che questo spostamento, questa migrazione avviene di fatto perché Odino era un preveggente e conoscitore di magie. Queste informazioni le possiamo trovare nel libro che ha scritto la Gianna Chiesa Isnardi, Leggende e miti vichinghi, come potete vedere nella slide in sovraimpressione, dove la stessa, basandosi su delle documentazioni scritte, afferma che la tradizione narra che un popolo divino, gli Asi, provenienti da Asia, con facile nesso di etimologia popolare, popolò la parte settentrionale del mondo, secondo il disegno del destino. Nello scritto, nel documento, si legge: ma Odin, poiché era preveggente e conoscitore di magie, seppe che la sua discendenza avrebbe popolato la metà settentrionale del mondo. E così partì obbedendo ad una necessità. Molto interessante questa parte, perché ci conferma sostanzialmente come la spinta di colonizzazione, di migrazione, di spostamento che parte dall'Asia arriva in Scandinavia proprio sulla spinta di un disegno del destino, per realizzare il disegno del destino. Nuovamente voglio ribadire, come la volta scorsa, ho portato, sempre basandomi su dei documenti, in modo particolare su Lupaf al-Frasagna, che è un documento appunto redatto nel XIV secolo, dove si dice che la lingua norrena è stata portata dagli Aesir in Scandinavia. In questo manoscritto si legge che inizio di tutte le narrazioni in lingua norrena, quelle che seguono verità, fu che i Tyrkir e gli uomini di Asia popolarono il nord
ed occorre dire in vero che la lingua che noi chiamiamo norrena giunse al nord insieme a loro. Questa lingua si diffuse in Saxland, Sassonia, nome che con il quale si indica la parte nord-occidentale della regione tedesca. Si diffuse in Danmark, Danimarca, in Svitio, Svezia, Noregr, Norvegia e in parte di England, Inghilterra. Il capo di questo popolo era Odin, Odino. Ecco, in qualche modo questi passaggi sono molto importanti, sono già stati detti nel video precedente. Ho voluto riprenderli perché ritengo che sia un punto fondamentale di analisi per poter comprendere meglio le fasi successive che adesso andremo a definire. C'è un altro passaggio molto importante in un libro sempre della Gianna Chiesa Isnardi. In modo particolare questo libro è la Ledda di Snorri di editore Rusconi, dove la stessa studiosa afferma che la lingua originaria del testo che presentiamo, si sta riferendo alla Snorra Edda, è quella che noi comunemente chiamiamo norreno o nordico classico. Questa lingua è la diretta discendente dal nordico runico, passando attraverso quelle fasi che definiamo vichinghe, o meglio, quella fase che definiamo vichinga. Quindi sostanzialmente quello che la Gianna Chiesa Isnardi ci sta dicendo è che la lingua norrena è discendente dal runico antico, quindi è discendente direttamente dalle rune. E questo vuol dire semplicemente che le rune sono state portate nel nord della Germania e in Scandinavia dagli Æsir, portando la loro lingua, hanno portato appunto anche le rune. La lingua norrena e i nomi delle rune hanno etimologia indo-europea e talvolta hanno addirittura base sanscrita. Nell'immagine che andiamo a vedere prendiamo per puro esempio un'immagine, una runa molto importante, che è quella di Ansuz. Ansuz è la runa di Odino, è la runa delle divinità Æsir e ha una sua radice indoeuropea che è Ansu-Nsu, che sta a indicare il soffio vitale. Da questa radice derivano parole che definiscono meglio l'area semantica. In sanscrito Asu, vuol dire appunto soffio vitale, è la base da cui derivano nomi come Asen, Æsir e anche Asatru. Quindi la base sostanzialmente, questo ripeto, è solamente un esempio che sta semplicemente a indicarci come, a confermarci come le rune hanno e la lingua norrena ha un ceppo indo-europeo come base semantica e di conseguenza sono state oggettivamente portate dagli Æsir nel nord dell'Europa. Questa è un'affermazione che possiamo fare con una certa tranquillità. Con questa tranquillità deriva proprio dal fatto che abbiamo uno studio dell'area semantica e dei documenti tradotti sicuramente in epoche tardive, quindi nel Medioevo, però oggettivamente abbiamo una serie di documenti scritti, di manoscritti e riallacciandoci anche all'area semantica possiamo tranquillamente affermare che il norreno, la lingua e le rune sono state portate dal popolo degli Æsir nel nord. Il mito, ma anche sostanzialmente la parte archeologica che ci dà in qualche modo degli spunti a carattere, diciamo, storico, sappiamo attraverso questi aspetti che la popolazione degli Asen, arrivando in Scandinavia,
trova delle altre popolazioni che sono di stampo matriarcale, popolazioni autoctone, e sono quelle che vengono conosciute come le popolazioni dei Vanen. Questi però hanno delle significative differenze dai primi, diciamo dagli invasori indoeuropei, anche se, come andremo a vedere, la parola invasori forse non è completamente corretta. Ma diciamo che c'erano delle conformazioni anche fisiche molto differenti rispetto alle popolazioni autoctone. Per esempio, nel libro di Jones, I Vichinghi, l'autore dice che le popolazioni vichinghe che vivevano tra il collo dello Jutland e le isole Lofoti, Sogn e Uppsala, non erano tutte uguali e a stretto rigore neppure appartenenti ad una pura razza nordica. Tuttavia, due tipi principali di scandinavi sono sempre stati riconoscibili. Il primo, di una statura molto alta, di carnagione chiara o rossiccia, con i capelli chiari, gli occhi azzurri, la faccia e il cranio allungati. L'altro, più basso, di carnagione scura, con capelli bruni o neri, occhi scuri, faccia larga e cranio rotondeggiante. Bene, questi studi, che appunto sono stati segnalati da Jones nel suo libro I Vichinghi, segnalano appunto, confermano la diversità esistente che c'era tra le popolazioni autoctone e la popolazione indoeuropea giunta in Scandinavia. Questo che cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che le popolazioni autoctone non conoscevano le rune, ma addirittura non parlavano neanche il norreno, avevano una lingua ben diversa da quella norrena, perché, come ci affermano i documenti, la lingua norrena, la lingua runica e di conseguenza le rune sono state portate dagli Aesir dalla Scandinavia, in Scandinavia. Le popolazioni autoctone avevano una lingua che probabilmente apparteneva al ceppo ungrofinnico. Sappiamo infatti che i Vanen autoctoni avevano contatti con le popolazioni lapponi della Finlandia, dai quali avevano appreso la magia, e questa affermazione la si può trovare, la si può riscontrare in diversi manoscritti che sono giunti a noi finora. Quindi sostanzialmente abbiamo queste due realtà che, diverse tra di loro anche come conformazione fisica, che sono ovviamente due realtà che parlano lingue diverse, che hanno culture diverse, come vedremo tra poco, che hanno anche un aspetto spirituale, di approccio alla spiritualità, diverso tra di loro. Ci sono un paio di passaggi molto interessanti nei miti nordici, sempre della Gianna Chiesa Isnardi. L'Isnardi ci dice che il popolo degli Asi e quello dei Vani entrarono tra loro in un conflitto e che, diciamo da un punto di vista mitologico, quella fu la prima guerra del mondo. Era avvenuto che una donna della stirpe dei Vani, una perfida strega di nome Gulveig, si era introdotta nel paese degli Asi allo scopo di portarvi cupidigia e corruzione. Costei era una maga e praticava quell'arte detta Seidr, assai ritenuta sconveniente per gli uomini, ma molto praticata dalle femmine malvagie. Ora, qui bisogna aprire una piccola parentesi. Innanzitutto non bisogna ritenere che il termine strega sia necessariamente, sto parlando in senso generalizzato, sia necessariamente appartenga a qualcosa di malvagio. Questa è una deviazione culturale che noi abbiamo subito a causa dell'imposizione della religione attuale, del cristianesimo e del cattolicesimo.
quindi le streghe non necessariamente sono perfide e malvagie. Dipende ovviamente da come si muovono e qual è l'obiettivo della loro pratica, del loro lavoro. Quindi questa è una cosa che deve essere assolutamente chiarita fin dall'inizio. Da quello che ci dice la Gianna Chiesa Isnardi, che poi viene ripreso anche dalla Carla Del Zotto in un suo testo che ho già menzionato la volta scorsa, nello scorso video, vediamo che in realtà non sono gli asin ad attaccare i vanen, ma esattamente l'opposto. Quindi si presume che i vanen avessero un territorio loro e che all'arrivo degli asin, una volta che gli asin occuparono il proprio territorio, che evidentemente non era sotto la giurisdizione dei vanen, una volta occupato questo territorio, ecco che i vanen si fanno avanti e cercano di portare, di corrompere in qualche modo gli Aesir attraverso questa femmina malvagia, questa strega malvagia, come viene definita, di nome Gulveig, che tenta di portare cupidigia e corruzione all'interno del popolo che si è insediato in quella parte della Scandinavia. Quindi in realtà la guerra non nasce a causa di una ipotetica invasione, ma nasce dal fatto che questa donna, Gulveig, cerca di portare corruzione all'interno della popolazione degli Aseni. A causa di questa azione, per porre fine al suo comportamento scellerato, così come viene detto nei miti nordici, non restava agli Asen che una soluzione, quella di ucciderla. Così Gulveig, o Eidr, come altrimenti veniva chiamata, fu catturata, trafitta con la lancia e arsa nella sala di Odino. Questo avvenne 3 volte consecutive, quindi sostanzialmente cosa vediamo? Vediamo che gli Asen si insediano in una zona della Scandinavia, che noi sappiamo essere la zona dell'attuale Sigtuna, che al tempo veniva chiamato Fornum Sigtunir. Arrivano i Vanen con Gulveig, cercano di portare corruzione, gli Asen se ne accorgono, prendono Gulveig, la uccidono e la bruciano, lei rinasce per 2 volte da questa azione e di conseguenza, per 3 volte scusate, e di conseguenza agli Asen non resta nient'altro per bloccare questo comportamento scellerato che scatenare una guerra. Quindi sostanzialmente la guerra tra i due popoli non avviene per un atto di invasione, quindi è per questo che prima dicevo l'aspetto degli invasori, degli Asen come invasori indoeuropei sarebbe oggettivamente da superare, perché in realtà la guerra non avviene a causa di un'invasione, ma avviene per l'azione di Gulveig. A questo punto l'aggressione, poiché non ha il suo effetto, ecco che Odino muove l'esercito contro i Vanen e scagliò la lancia sulla turba guerriera, e questo fu il segnale della prima battaglia del mondo. Non si sa molto di questo conflitto, si sa solamente che ci furono vittorie da entrambe le parti, che i Vanen, armati e minacciosi, calpestarono il sacro terreno di Asgard e alla fine fu stabilita una tregua. In questa tregua le due parti si scambiarono degli ostaggi. Ecco, anche qui la parola ostaggi andrebbe un attimo rivista, perché in realtà il termine ostaggio sta a indicare un prigioniero, a un prigioniero che può essere scambiato con altri prigionieri appartenenti a una fazione o all'altra, ma in realtà i Vanen, ma
illustri che diventano sacerdoti presso gli Asen, e allo stesso modo gli Asen fanno con i Valen. Quindi il termine ostaggi non è un termine oggettivamente corretto. Njord, Freyr e Freya, Freyr e Freya sono due fratelli, sono figli del dio Njord, vengono accettati tra gli Asi come sacerdoti sacrificatori e ottengono pari dignità della divinità degli Aesir. Freya fu fatta sacerdotessa e per prima insegnò agli Asi la magia che era comune fra i Vani. Njordr, dal canto suo, dovette rinunciare alle nozze con la sorella, poiché fra gli Asi era proibito il matrimonio tra parenti così stretti. Qui vediamo che c'è già un mutamento negli usi e costumi dei Vanen, e questo mutamento si rende necessario per poter essere annoverati nel pantheon degli Asen, nel pantheon nordico. È interessante, sempre continuando a leggere la Giana Chiesa di Snardi, è interessante vedere come le divinità predominanti al tempo dei vichinghi erano senza dubbio gli Asen. Erano dei supremi, dice Gisnardi, che governavano il mondo. Essi appaiono come i veri potenti, i vincitori, i trionfanti signori del cielo. Le principali divinità dei Vani, che hanno voluto mantenere una posizione di prestigio, hanno dovuto sottoporsi a un rito di consacrazione per essere accettate nel novero degli Asi. Questo è un passaggio molto importante. È un passaggio importante perché Gisnardi sta, a mio avviso, sottolineando il fatto che non tutte le divinità dei Vanen accettarono di entrare nel novero degli Asen. Quando dice le principali divinità dei Vani che hanno voluto mantenere una posizione di prestigio hanno dovuto sottoporsi a un rito di consacrazione. Quindi questo vuol dire che in realtà non tutte le divinità dei Vanen si sono adattate a questa unione, e quelle che invece hanno accettato hanno oggettivamente dovuto cambiare alcuni usi e alcuni costumi. La tradizione che noi conosciamo, che definiamo come tradizione nordica, nasce proprio in questo momento. Nasce nel momento in cui gli Asen e i Vanen, quelli che accettano di sottoporsi a questo rito di consacrazione per essere riconosciuti ed entrare a far parte a tutti gli effetti del pantheon nordico, accettano di mutare i loro costumi. Per esempio, non possono più sposarsi tra consanguigni o addirittura figliare tra consanguigni. Però di tutto questo ne parleremo la prossima volta. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.